primo piano la diffusione del virus, del coronavirus in Abruzzo con il bollettino di oggi, dati che sembrano confermare una frenata nei nuovi casi di contagio. Rimane purtroppo alto il numero dei decessi, pressoché stabile invece la pressione ospedaliera, ma per tutti i dati più articolati ci colleghiamo con Antonella Micolitti che si trova a Pescara. Buonasera Antonella. Buonasera Paolo e buonasera ai telespettatori del TG8. Andrea Berardinelli ed io ci troviamo in questo scorcio di Pescara, alle mie spalle il fiume e la Ponte del Mare. C'è gente che ancora passeggia sulla riviera, c'è gente che fa jogging, abbiamo visto persone che passeggiano indossando correttamente la mascherina. Purtroppo c'è ancora qualcuno che non la mette o che la mette male, quindi sotto il naso e dunque come se non la indossasse, ma di questo abbiamo parlato abbondantemente anche in precedenza. Quindi vado subito a illustrarvi i dati forniti dalla Regione Abruzzo, i dati Covid per quanto riguarda la giornata di oggi, 14 aprile. Rispetto a ieri nella nostra regione si registrano 264 nuovi casi di positività al coronavirus di età compresa tra 1 e 97 anni e i casi positivi dall'inizio dell'emergenza salgono a 68.500. 27. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 48. Come hai detto tu prima Paolo, purtroppo ci sono ancora nuovi deceduti, ben 24 nuovi casi e sale a 2.293 il numero dei morti dall'inizio dell'emergenza ad oggi in Abruzzo. Per quanto riguarda questi 24 nuovi casi, 14 registrati nella sola provincia di Teramo. Dei casi odierni, precisano dalla regione, 18 si riferiscono a decessi avvenuti in precedenza e comunicati solo oggi dalla ASL. Veniamo alle note liete, Paolo, più 233 guariti rispetto a ieri per un totale di 55.968, quindi c'è stata una frenata dei contagi e speriamo possa continuare questo trend. E possiamo dire che i positivi attualmente in Abruzzo sono 10.266. I tamponi eseguiti oggi rispetto a ieri sono oltre 8.000 tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività è pari al 3.1%, 557 pazienti, 4 rispetto a ieri sono ricoverati in terapia non intensiva, 58 meno 1 rispetto a ieri con 6 nuovi ricoveri in terapia intensiva, 9.651 più 2 in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL. E come anticipato sempre tu Paolo, il numero maggiore dei casi si registra ancora nella provincia dell'Aquila con più 81 rispetto a ieri, in provincia di Chieti più 62, in provincia di Pescara più 66, in provincia di Taranto più 55 casi positivi al Covid rispetto al giorno precedente. No, questi sono in sintesi i dati che sono stati forniti dall'assessorato regionale alla sanità per la giornata di oggi. Non so Paolo se hai domande da studio. Sì Antonella, volevo chiederti perché da ieri credo che siano iniziati negli istituti scolastici di Pescara gli screening con i tamponi rapidi per studenti e anche docenti e personale scolastico. Sì, da ieri c'è stata una seconda fase della campagna di screening dopo quella avviata a gennaio con i test antigenici o i tamponi rapidi. Ormai insomma abbiamo imparato a conoscere questi termini scientifici. Questo screening è rivolto alla popolazione studentesca delle superiori che è tornata in presenza al 50% sui banchi. Quindi per rientrare in tutta sicurezza la ASL in collaborazione con il comune, con la provincia, con la protezione civile e con le scuole stesse ha deciso di intraprendere in sinergia questa campagna di screening di test antigenici per cercare di scoprire se ci siano o meno, e speriamo di no, dei positivi al Covid. Ieri è stata la volta del liceo classico d'Annunzio, questa mattina invece è toccato all'istituto alberghiero De Cecco di Pescara, che tra l'altro è una delle scuole più grandi della città con 1200 alunni, un convitto e 56 classi. Noi abbiamo ascoltato la preside Alessandra Di Pietro che ci ha detto quanto ha riferito questa mattina proprio durante lo screening che è avvenuto all'interno della scuola. Sentiamo.
Preside, qui all'Istituto Alberghiero De Cecco si rientra in sicurezza anche attraverso gli screening. Gli screening sicuramente sono un momento importante perché vanno proprio nella direzione e nella logica della sicurezza, della prevenzione. Noi stiamo cercando di riprendere queste attività in presenza, dato anche l'entusiasmo dei ragazzi a ricominciare un apprendimento più relazionale, anche più affettivo, però facendolo nella massima sicurezza possibile. E quindi gli screening ci aiutano a rafforzare le nostre misure, ma stiamo aggiornando, riconfermando e anche potenziando misure di prevenzione e di contenimento, soprattutto all'interno dei nostri laboratori, e stiamo predisponendo delle attività anche all'aperto per consentire alle classi di poter svolgere delle lezioni innovative dal punto di vista formativo, ma anche molto sicure dal punto di vista della salute individuale e collettiva. E stiamo anche operando delle misure di prevenzione più rigorose all'interno del nostro convitto, per esempio nei locali mensa, tenendo conto di alcune indicazioni ancora non normative, però interessanti da parte del CTS. E quindi è molto importante che i nostri studenti si sentano tranquilli, che le loro famiglie vivano con entusiasmo e non con apprensione il rientro a scuola. Perché ricordiamo che adesso c'è il rientro a scuola, didattica a metà, 50%. 50% significa che tutte le nostre classi sono in presenza 3 giorni a settimana, mentre gli altri 2 giorni della nostra settimana corta svolgono attività formative a distanza. Quindi la DAD prosegue al 50%. E c'è da parte degli studenti, io direi, veramente il desiderio di recuperare un apprendimento relazionale e quindi di recuperare appieno il rapporto con i loro compagni, ma con tutta la comunità scolastica. Antonella, a questo punto, se non ci sono ulteriori notizie, ulteriori aggiornamenti, possiamo anche salutarci qui. Sì, giusto il tempo, Paolo, per dirti che sono 5 le postazioni, 10 tra medici e infermieri a formare il team sanitario operativo negli istituti superiori proprio per attuare gli screening, e che domani tocca invece agli studenti del Galilei e del Acerbo. Per il momento è tutto, Paolo, io ti auguro una buona serata, come una buona serata a tutti i telespettatori del TG8. A te la linea.